Che differenza c'è tra i pronostici di Serie A e i pronostici su qualsiasi altro campionato di calcio? Vediamolo insieme. Allora, la risposta principale è che fare i pronostici calcio è uguale per tutti i campionati. Quindi basta seguire il libro Quote e Scommesse Calcio e siete in grado di fare i pronostici vincenti. Questi possono essere Serie A, Serie B, Lega Pro, Serie C, chiamatela come volete, Serie D, Bundesliga, Premier League, Champions League, Conference League, Europa League, Mondiali, Europei, tutto quello che volete, J3 League, Giapponese, Cina, Russia, Bielorussia, tutto quello che volete. I pronostici seguono sempre lo stesso metodo, ok? La differenza sulla Serie A non è tecnica, è psicologica. Io ne ho parlato all'interno del libro Quote e Scommesse Calcio, infatti anche lì vi invito a evitare di fare pronostici sulla vostra squadra del cuore, ma anche pronostici che comunque riguardano magari una vostra rivale. Ora facciamo alcuni esempi. Inoltre, i pronostici di Serie A hanno quest'altro grosso difetto, che proprio essendo il campionato che pensiamo di conoscere meglio, che l'utente medio pensa di conoscere meglio, è il primo che sbaglia. Perché in genere tutti quanti che fanno? Fanno la scommessa sulla Serie A. Serie A, Serie B. Naturalmente quello, il ragionamento che sto facendo sulla Serie A vale anche per la Serie B e gli altri campionati, diciamo, a noi vicini, quelli italiani, perché pensiamo di conoscerli. Magari io sono di Bari e penso di sapere tutto sul campionato del Bari. Invece no, voi dovete comunque liberare la mente da tutto ciò che pensate di sapere, dovete seguire il metodo che ho indicato nel libro Quote e Scommesse Calcio e dovete soprattutto evitare di scommettere sulla vostra squadra del cuore. Se io tifo, facciamo conto, Roma, non solo non devo giocare né Roma Salernitana né Roma Inter, ma non devo neanche giocare, secondo me, una squadra che magari, se sono proprio tifoso, tanto tifoso, può influenzare, può offuscare la mia mente che dovrebbero essere i cugini della Lazio. Oppure io tifo Milan e devo fare il pronostico sull'Inter, magari posso avere qualche problema. Oppure c'è la lotta a scudetto, sono tante giornate che Napoli e Juventus si stanno affrontando tra di loro, io sono tifoso del Napoli, non faccio il pronostico su Napoli perché Giulio mi ha detto di non farlo, però lo faccio sulla Juve. E no! Neanche sulla Juve lo devi fare, perché la Juve in quel momento psicologicamente ti sta distraendo, non riesci a essere lucido, o quantomeno potresti essere lucido, ma ti rimane difficile farlo. Allora evita di farlo, perché a me interessa che tu vinca, e per vincere devi avere la testa libera. Quindi evita di fare il pronostico su Napoli, evita di fare il pronostico sulla Juventus e farlo su un'altra squadra di Serie A oppure altri campionati. Però evitate di scommettere sulla vostra squadra del cuore, ma anche altre squadre che possono infastidirvi. Inoltre, ricordate che il fatto che siate italiani, il fatto che conosciate e seguiate il calcio da una vita, non significa che siate in grado di fare i pronostici vincenti. Anzi, la maggior parte delle volte il pronostico arriva proprio perdente. Proprio perché si parte da tutta una base di considerazioni sballate che fa l'utente medio. E una volta vincete, pensate: ah no, vedi, l'ho visto, ah no, ma io guardo, sono 2 o 3 volte che vinco. Eh sì, ho capito, ma la tua cassa sta in negativo. Ah no, ma io una volta ho vinto 1.000 euro e tu gli altri 10.000 euro che persi? Non ne parli di quelli? Quindi, ragazzi, ricordate, la Serie A è un campionato come tutti gli altri. Da un punto di vista tecnico, ma c'è il fattore psicologico che influenza tanto. Pertanto, seguite i miei consigli.